No, decrescita no. Ma neanche né felice né infelice, noi per la decrescita non ci siamo, siamo solo per le crescite. Siamo per il sì, ma soprattutto ricordiamolo che sulle Olimpiadi mi fa piacere vedere che il governo è a nostro fianco e soprattutto ringrazio il presidente Mattarella che da Belluno a casa mia è venuto a dire con le Olimpiadi ci siamo e da lì è partito il fiume in piena. Certo, visto che oggi hai regalato una bandiera di Maio, allora, questa con edizione, Leone, con Leone, questa è l'ultima edizione di Vinita l'Italiano, il prossimo diventa la prima dell'autonomia veneta? No, 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 guarda, molto probabilmente faremo le corsie il prossimo anno con i Leoni, questo sì, però diciamo che l'autonomia è una bella partita. Ormai su 20 regioni italiane 17 o hanno l'autonomia, le 5 a statuto speciale o, o l'hanno chiesta. Il percorso è un percorso di modernità. Giorgio Napolitano diceva che l'autonomia è responsabilità. Vediamola come responsabilità, non è la secessione dei ricchi, non è la volontà degli egoisti di non aiutare più quelli che hanno bisogno, anzi tutt'altro. Inviterei tutti a leggere l'intesa, la bozza d'intesa, perché nell'intesa si legge bene cosa vogliamo fare e non è vero che vogliamo fare in modo che qualcuno muoia per strada perché non sarà più curato. Senti, una cosa che ci è venuta in mente in questi giorni parlando con i vari operatori è che bisognerebbe cercare di legare di più il vino al territorio. Esempio, ma perché nelle varie province non mettete dei cartelli con scritto Verona, provincia di Giulietta Romeo e della Maroni, eccetera? Sarebbe una cosa che unisce il territorio col vino. Ma guarda, io ci ho provato addirittura con le autostrade, mi hanno detto che non si può fare la pubblicità. Sembra che io non si ubriachi leggendo i cartelli. Ma sul serio? Gli Ascoli lo fanno. Ma però per dirti, qui io volevo mettere questi messaggi attraversando il Veneto, no? Noi abbiamo la dorsale della 4, no? Che è il nostro corridoio 5, poi anche con la TAV ne faremo un altro, e però con questo corridoio dico, ma magari attraversando i territori del vino sarebbe bello, siamo la prima regione d'Italia fra l'altro per vini, e pensa che di 4 miliardi e 7 dell'export nazionale 1 miliardo e 6 lo fa il Veneto. Quindi è una buona idea, io ci ho provato e non sono riuscito. Speriamo, la TAV bisogna farlo perché tanto collega quel corridoio con altri, quindi è un reticolo che si interrompe, no? No, noi invochiamo la democrazia tutte le ore. Da me se viene in Veneto non ce n'è uno che va a votare contro la TAV, ma dobbiamo porci anche il problema. Grazie. Grazie a voi, buon ciao. Lavoro. Ciao.